Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare del caso Montante. Prima di tutto perché se ne parla molto poco e poi perché stamattina leggendo la rassegna stampa ho visto questo articolo di Attilio Bolzoni sul Domani, la nuova mafia trasparente che assedia le istituzioni, e sostanzialmente fa una sintesi dei punti principali delle motivazioni della sentenza nei confronti di Montante ed emergono alcuni spunti di estremo interesse, alcune riflessioni che voglio condividere con voi. Allora, prima di tutto la questione della mafia trasparente. Allora, partiamo da un presupposto. Montante non è stato condannato per associazione mafiosa. Montante è stato condannato in primo grado a 14 anni per associazione a delinquere semplice, per corruzione, intercettazioni illegali e dossieraggio. Però il magistrato nelle sue motivazioni parla appunto di mafia trasparente, che sarebbe una mafia priva di consistenza tattile e visiva, che riesce ad infiltrarsi completamente all'interno delle istituzioni. Per farlo non utilizza i metodi violenti, ma utilizza il potere e le pressioni sul potere che riesce a fare. Per cui si parla non di parallelismo con le istituzioni dello Stato, ma di perpendicolarismo, cioè proprio di ingresso di questa forma di organizzazione, di questo comitato d'affari, chiamiamolo, insomma, che riesce a condizionare di fatto le istituzioni. Ricordiamo che nel caso Montante ci sono magistrati, ci sono forze dell'ordine, ci sono tanti giornalisti, imprenditori, quindi è il potere a 360 gradi. Che cosa emerge da questo articolo e che mi piacerebbe insomma condividere con voi? Intanto appunto questa nuova forma di mafia, una mafia non violenta, una mafia che non è quella del 416 bis, diciamo, ma è una mafia che dovrebbe essere ripensata anche a livello giudiziario. E un suggerimento su questo ce l'aveva dato anche la relazione della DNA nell'anno 2018, in cui appunto si diceva che questa nuova forma di mafia, di criminalità, diciamo così, non utilizzava i metodi consueti di intimidazione e di violenza, ma utilizzava le relazioni importanti che poteva vantare nel mondo della politica, delle istituzioni, della finanza, del potere economico e anche del potere giudiziario. Dopo aver letto questo articolo, sono andata a riprendermi le 1700 pagine che avevo salvato sul computer e mi sono riguardata un pochino alcune parti della sentenza. In particolare mi sono soffermata sull'elenco dei nomi delle persone che Montante incontrava. E lì è questo appunto lo spunto di riflessione che volevo condividere con voi. E lì è emerso sostanzialmente che molte di quelle persone che sono indicate come coloro che hanno incontrato Montante sono le stesse che emergono in quella che viene forse a torto definita loggia, ma in realtà di fatto un comitato d'affari, Loggia Ungheria, di cui parla l'avvocato Amara, l'avvocato dell'ENI Amara, e nei suoi verbali, la cui credibilità chiaramente deve essere ancora riscontrata. Però è strano che sia nel caso Montante sia nelle parole di Amara sulla loggia Ungheria si parli di comitati d'affari, di pressione, di potere, appunto di un condizionamento delle istituzioni. In un caso chiaramente più giuridico, quello della loggia Ungheria, nell'altro più a 360 gradi. E a questo punto però mi viene da fare una domanda. Allora, se i nomi sono gli stessi che ricorrono, chi mi dice che il caso Montante, con il processo Montante e quindi con la sua condanna, tutto quel sistema sia chiuso, sia finito, sia stato archiviato e non esista più? Non potrebbe semplicemente essere cambiato? Quanti sistemi di quel tipo sono attualmente attivi in Italia? Quante persone ne fanno parte? Quanti fanno carriera attraverso quello scambio di accordi, quel comitato di affari che permette di riuscire a scalare certe posizioni, che permette a un imprenditore che di fatto non aveva una storia imprenditoriale vera e propria, non solo di diventare vicepresidente degli industriali, ma anche di diventare un paladino antimafia, tanto da essere nominato, ricordiamolo, all'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati. Quindi tutto quel potere
finito montante, dove è andata a finire? Dove sono adesso questi comitati d'affari? Dove sono attivi? Questa è una riflessione che secondo me è interessante fare, al di là del singolo caso, al di là della mela marcia, diciamo così. C'è tutto un sistema in realtà che continua, secondo me, anche a prescindere dalle persone che vengono accusate e arrestate. Forse su questo bisognerebbe fare una riflessione, forse su questo bisognerebbe agire in maniera più concreta. Questa è la mia riflessione. Aspetto i vostri commenti. Grazie.